In questo momento di grande dolore ci viene da chiedere che senso ha la vita, perché si muore, dove si va a finire, perché devo andare avanti, fare tanti sacrifici. E se a volte ci fermiamo ad alcune di queste domande troppo in maniera teorica, cervellotica, rischiamo di andare in depressione, di scoraggiarci. Allora il primo invito a essere come i bambini, che sono sempre entusiasti, sempre voglia di scoprire. E allora affrontiamo questo momento con disponibilità. Il Signore sicuramente che ha permesso, anzi diciamo, il Signore non permette il male, lo ha sofferto anche Lui sulla croce. Il Signore ci darà dei doni, ci darà un aiuto sicuramente, perché è un papà, ci fidiamo di Lui. E la domanda forse che senso ha la vita la troviamo nella prima lettura. Non è bene che l'uomo sia solo. Essere insieme, volersi bene. Qui lo dice nella coppia, ma vale con i figli, vale con gli amici, vale con i parenti, vale persino nei posti di lavoro. Ecco, un po' volersi bene, un po' rispettarsi, camminare insieme. Celestino ha cercato di fare questo e voi avete cercato sempre di prendervi cura di lui, non lasciarlo da solo. Ecco. E questo è una cosa importante, non lasciare nessuno da solo, perché non siamo fatti per essere soli. Il paradiso non è il luogo della solitudine, è il luogo della compagnia. C'è il Signore, c'è la Madonna, ci sono i santi, ci sono tante persone care. E la seconda cosa la troviamo nel Salmo. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie, della fatica delle sue mani ti nutrirai, sarai felice, avrai ogni bene. Ecco, il secondo è lavorare onestamente, cercare di fare la propria parte, non cercare scorciatoie per arricchirsi di più, ma mantenere la coscienza pulita. E magari dovessi mangiare pane e cipolle, ma saranno più gustose di un grande pranzo, ma frutto della disonestà. Allora io penso che Celestino ha cercato di fare questo. E terzo, possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Ecco, Celestino ha visto i figli dei suoi figli che sono qui, e li vede ancora e li benedice. La domanda: cosa c'è dopo? Non abbiamo avuto un video sul telefonino che ci descriva, Non so se l'avete avuto voi, io no. Però abbiamo uno che ha fatto il viaggio, è il Signore Gesù. Infatti dice: Gesù è stato coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto. Cioè lui è morto addirittura su una croce, ma adesso è risorto, lui ha vinto la morte, lui ha passato quella porta vittorioso. Noi siamo sconfitti dalla morte. Gesù è stato sconfitto come noi, ma dopo ha vinto. E allora pensiamo la stessa vittoria la vuole donare a noi, a Celestino.